Nancy e Mike stavano andando alla fiera degli indovinelli che doveva svolgersi in città nel fine settimana. Era una fiera molto popolare che si spostava nel paese e tutti erano molto entusiasti. Quindi, quando arrivarono, videro una coda molto lunga e sembrava che ci fosse da aspettare per molte ore per riuscire a entrare. Ma il bigliettaio lasciò la sua postazione e si mise davanti alla folla. Disse che stava per fare un indovinello. Poiché quella era la fiera degli indovinelli, chi rispondeva correttamente avrebbe potuto entrare prima degli altri. L'indovinello era questo. Sono l'inizio dell'eternità. Sono la fine dell'agire e dell'amare. Sono l'inizio di ogni epoca. Sono la fine di ogni ambire. Cosa sono? La risposta è la lettera E. Nancy e Mike erano così felici di sapere la risposta, così non avrebbero dovuto aspettare. Ma anche se riuscirono a passare in cima alla fila, dovevano ancora pagare per i biglietti, che erano così cari. Il bigliettaio gli propose un altro indovinello. Se riuscivano a rispondere, gli avrebbe concesso uno sconto del 50%. Ho un numero X di mele candite. Se le conto per 3, me ne rimangono 2. Se le conto per 5, me ne rimangono 3. Se le conto per 7, me ne rimangono 2. Quante mele candite ho? Mike era una sorta di genio, quindi riuscì a rispondere subito. E tu? La risposta è 23. Nancy e Mike erano contenti di avere ancora qualche soldino per comprare degli snack. Nancy voleva comprare qualcosa di dolce per sé e per il fratello. Così andarono allo stand delle caramelle. Potevano scegliere tra 3 opzioni. Potevano comprare zucchero filato, bastoncini di zucchero o mele candite. Quale devono scegliere? Guarda con attenzione lo zucchero filato. C'è un ragnetto dentro. Accidenti. E hai notato il vermicello nella mela candita? Non è un buon segno. Quindi è meglio che comprino un bastoncino di zucchero. Prima di lasciare lo stand delle caramelle, Mike voleva comprare una pallina di gomma da masticare. Ma quando ha inserito la monetina nel distributore di gomme da masticare, ha capito che c'era qualcosa di strano. Lo hai notato anche tu? Guarda bene dentro i distributori. Non sono tutte gomme. Qui e là ci sono delle uova. Che strano. Dopo aver mangiato le caramelle, arrivarono a un tendone su cui c'era un cartello che diceva «Entra se vuoi vedere della vera magia». Erano affascinati e decisero di entrare. C'erano 3 maghi dentro. Il primo teneva in mano delle carte, poi le fece scomparire. Anche il secondo teneva in mano delle carte, ma le faceva levitare. E il terzo fece passare una penna attraverso una carta, ma la carta rimase intonsa. Solo uno di loro era capace di fare delle vere magie, gli altri facevano solo dei trucchi. Mi puoi dire chi? Guarda da vicino le maniche del mago. Puoi vedere un angolo di una carta, non le fa sparire, le nasconde. Le carte del secondo mago sono attaccate a un filo trasparente. Lo si vede dove viene colpito dalla luce del sole. Quindi l'unico vero mago è il terzo. Mike era un fan di tutte le cose spaventose, quindi convinse sua sorella a entrare nella casa stregata. Mentre erano nel tunnel buio, incontrarono 3 mostri differenti. Uno zombie, un fantasma e una mummia. Non sapevano che uno di essi era un vero mostro. Riesci a dire quale? Dai un'occhiata allo zombie. Il suo trucco si sta sciogliendo, il che significa che deve essere un attore. E per quanto riguarda la mummia, guarda le caviglie. Sotto le bende da mummia si intravede la pelle di una caviglia, quindi deve essere anche lui un attore travestito. Per cui il fantasma è l'unico vero mostro. Che paura! Nancy non si era divertita nella casa stregata.
Per il prossimo giro voleva qualcosa di rilassante. Scelse la giostra coi cavallini. Mike decise di saltare per esplorare meglio la fiera. Si misero d'accordo per incontrarsi più tardi. Quando Nancy arrivò alla giostra, vide che tutti i cavallini erano già stati presi, eccetto tre. Ma solo uno di loro sembra sicuro. Quale? La montatura del secondo cavallo era crepata. Non sarebbe stato saggio scegliere quello. E il terzo si muoveva avanti e indietro anche se la giostra non stava girando. Forse aveva le viti allentate o simile. Così l'unico da scegliere era il primo, che era comunque il più carino. Mentre Nancy si divertiva sulla giostra, Mike decise di entrare nella sala degli specchi. Il cartello informativo diceva che si poteva entrare uno alla volta. Mike entrò e si divertì tantissimo a vedere tutti i divertenti riflessi su quegli strani specchi. Ma poi, improvvisamente, urlò di paura. Perché? Guarda bene i riflessi degli specchi. Uno di loro non è di Mike. Quindi evidentemente non è solo nella sala, anche se il cartello diceva che avrebbe dovuto esserlo. Mike era così spaventato dal riflesso inaspettato che corse immediatamente fuori dalla sala degli specchi. Ma mentre correva, inciampò su una pietra e prese una storta alla caviglia. Quindi decise di recarsi alla tenda del pronto soccorso per avere del ghiaccio. Quando entrò, vide che l'infermiera era nel panico e non poteva aiutarlo perché c'erano tre donne incinte davanti a lei e tutte dicevano che avrebbero partorito in quel momento. Tuttavia Mike notò che una di loro stava mentendo e faceva finta di essere incinta. Riesce a dire quale? La ragazza numero 3 era sicuramente una bugiarda. Dai un'occhiata all'ecografia che ha in mano. C'è scritto il nome della prima ragazza. Deve avergliela rubata. Quindi sta solo fingendo di essere incinta. Quando le vere donne incinte lasciarono l'ospedale, Mike poté avere del ghiaccio per la sua caviglia e andò a incontrare la sorella. In quel momento sentirono un annuncio che veniva dal palco. Signore e signori! Venite a vedere l'uomo più forte del mondo! Non mi credete? Non sto mentendo! Eccolo che arriva! Guardatelo con i vostri occhi! Nancy e Mike volevano vedere chi era quest'uomo e si unirono alla folla. Un uomo molto muscoloso salì sul palco. Disse: «Vi proverò quanto sono forte rompendo questa cosa a mani nude. Ma prima dovete indovinare che cos'è. Ecco il mio indovinello. C'era una casa verde. Dentro la casa verde c'era una casa bianca. Dentro la casa bianca c'era una casa rossa. Dentro la casa rossa c'erano molte casette». Nancy sapeva la risposta e la gridò ad alta voce. Riesce a indovinarla? È un'anguria! E l'uomo forzuto la ruppe davvero a mani nude. Fantastico! Nancy e Mike erano stanchi, così decisero di concludere la giornata e tornare a casa. Ma prima volevano comprare dei souvenir della fiera. Scelsero un bellissimo magnete per il frigo. Dopo aver pagato, il proprietario del negozio di souvenir girò tre tazze sul tavolo e mise i loro soldi sotto una di esse. Disse che gli avrebbe ridato i soldi e regalato il magnete se avessero indovinato sotto quale tazza si trovava il denaro dopo questo trucchetto. Guarda attentamente. Nancy ha capito subito dove si trova il denaro. E tu? È qui. Pensavi che fosse qui sotto, vero? Guarda al rallentatore. Vedi che il venditore ha messo i soldi sotto quell'altra tazza con un movimento veloce della mano? Nancy lo ha notato. Ma che bella giornata!